peraltro mi è parente di mio marito, ma non per questo l'abbiamo chiamato, ma per la sua competenza in campo filosofico, che ci terrà questa lezione sui padri, dei padri della filosofia. A lei, professore. Grazie. Così sì. Voi sapete che ho già detto l'altra volta, io non vorrei dire male per la tecnica, quindi se riuscissi a parlare, no, senza riuscire. Allora, Sancte Socrates, se fosse questo, mi sentite? Sancte Socrates ora pro nobis. Amen. Allora, è l'espressione di Erasmo da Rotterdam, autore del Rinascimento, e insomma vi dice da subito che cosa questo uomo è diventato nella tradizione dell'Occidente. È quasi un santo, è, potremmo dire, un uomo, una leggenda. Ora, la lezione di oggi è una lezione che va a sfatare le leggende. No, perché Socrate non sia quel grandissimo pensatore che conosciamo, ma perché è difficile sostenere che Socrate sia alle radici della cultura europea. E l'università mi ha invitato proprio tenendo questo tema, alle radici della cultura europea Socrate. Ma io credo di far passare che, insomma, il Socrate che è considerato alle radici della cultura europea, un Socrate perlomeno enigmatico, un chiaro scuro, diremo così. Si intenda bene, la conferenza non intende sminuire il personaggio Socrate, intende però fare il punto su quello che è avvenuto nel Socrate postumo. Io credo che non ci sia autore della cultura occidentale che sia stato incensato così, in maniera direi turbolare, dai primi secoli dell'era latina fino all'otto e al novecento, insomma una lunghissima tradizione. Addirittura l'hanno fatto un martire del pensiero, anzi il proto martire del pensiero. Vorrei citare alcuni altri casi simili, come quello di Galilei, oppure quello di Giordano Bruno, che viene bruciato nel 1600 in campo dei fiori a Roma. Ma forse Galilei e Bruno sono martiri del pensiero, nel senso che è stata la loro filosofia che li ha portati alla morte. Voi vedrete oggi che non sono ragioni filosofiche quelle che hanno portato alla morte Socrate, ma sono ragioni, direi, più banalmente politiche. Quindi il ritratto che io designerò oggi di Socrate prendetelo come un ritratto in chiaro scuro. Ma perché questo? Signori, è difficile parlare di qualcuno che non ha scritto nulla. Ora, se qualcuno non scrivesse nulla oggi è un punto, ma di uno che non ha scritto nulla 2400 anni fa, beh, converrete con me che è difficile disegnare un ritratto, diremo, realistico. Chi è Socrate? Allora, quello che noi sappiamo di Socrate lo sappiamo da altri. Insomma, quello che conosce l'Occidente, quell'Occidente che verso Socrate ha questa, diremo, ossessiva venerazione, è un Occidente che conosce il Socrate raccontato. E quindi la situazione di oggi è paradossale per me, perché si tratta di un metaracconto. Io racconto qualcosa di un uomo, di un filosofo che a sua volta è stato raccontato. Noi non sapremo mai chi sia stato in effetti Socrate, perché ripeto, quello che sappiamo di lui lo sappiamo, per così dire, passato nell'espressione di seconda mano. Naturalmente abbiamo delle testimonianze su Socrate, e sono testimonianze di personaggi che l'hanno conosciuto.
il problema è che queste testimonianze non sono concordi. Allora, Aristofane, il più grande commediografo greco, l'autore delle Nuvole, Aristofane presenta Socrate pressoché come un criminale, e cioè come lo stereotipo del filosofo che vive, come scrive Aristofane, nel pensatoio, occupandosi di cose che nulla hanno a che fare con la vita concreta. Prima testimonianza. Accanto abbiamo Xenofonte, che invece, per così dire, tratta di Socrate una figura quasi agiografica, appunto, che arriva fino a Erasmo da Rotterdam. Socrate sarebbe stato una sorta di santo ante litteram. E infine abbiamo la testimonianza, insomma, quella più problematica, la testimonianza che ci ha consegnato il Socrate che oggi conosciamo nella vulgata tradizionale, quella che i ragazzi studiano a scuola sui manuali, è la testimonianza di Platone. Ora, nei diversi Socrati che vi ho testé citato, quello che poi è prevalso nell'Occidente è il Socrate di Platone. Adesso non abbiamo tempo di sviscerare i motivi di questa prevalenza, ma Sua Maestà Platone, con la sua autorevolezza, è quello che ci ha consegnato l'immagine di Socrate. Ma il problema è questo. Ma noi conosciamo Socrate o conosciamo il Socrate di Platone? Allora qualsiasi docente di filosofia mi direbbe: è attendibile Platone. Chi l'ha detto? Perché Platone dovrebbe essere più attendibile di Aristofane, che condanna Socrate, o di Xenofonte, che lo rende un santo? La tradizione filosofica, diciamo così, ha deciso per il Socrate di Platone. E allora io vi chiedo, ma proprio ve lo chiedo umilmente, di, per così dire, di concentrarvi su una lezione che è dedicata a un autore che probabilmente non è l'autore che noi tutti conosciamo. Insomma, adesso, fuori dai denti, la lezione di oggi è di Platone. Ma perché è così? Perché questo è il Socrate consegnato dalla tradizione, e tradizione vuol dire Platone. Io userei un'espressione che non vuole suonare troppo così eccessiva, ma il Socrate di Platone è una trasfigurazione. Platone era stato l'allievo prediletto da Socrate, e Platone, Dio per quanto possa essere stato onesto nei confronti del maestro, ha piegato la figura di Socrate, diremo, ai suoi obiettivi. E quindi, ripeto, è difficile ridare un Socrate autentico, insomma, non esiste. Il Socrate di cui sentirete oggi è il Socrate di Platone, punto. E lui è Platone che ha consegnato all'Occidente la tradizione del Socrate martire, del pensiero martire della filosofia. E guardate, questa tradizione, ho citato Erasmo di Rotterdam, sancte Socrate, spora pro nobis. Poi, come ogni tradizione troppo così incensata, subito gli effetti opposti. Adesso non è il caso di divagare, ma io penso a Nietzsche, che invece, nella metà dell'Ottocento, vede in Socrate l'assassino dell'Occidente, la rovina dell'Occidente. Ora, dobbiamo, per così dire, oggi fare tutti un atto di fede in Platone. Supponiamo che il Socrate autentico, il Socrate reale, sia quello che Platone ha disegnato. Ma io vorrei che vi congelaste da questo incontro, sempre con quel sospetto. In fondo la filosofia è l'arte di sospettare delle cose. Uscirete con il Socrate di Platone, non con il Socrate autentico che non esiste. Allora, se mi amore da Platone, allora sì. Allora Socrate è le radici dell'Occidente, le radici del nostro modo di pensare.
pensare in maniera e soprattutto del nostro modo di vivere. Perché? Perché Platone ci dice che Socrate ha inteso la filosofia come una missione di vita. Beh, è bellissimo questo, eh? È difficile trovare in uno dei grandi filosofi un'opzione così. Oddio, la filosofia solitamente è la ricerca della verità. No, Socrate intende la filosofia come una missione di vita, e cioè, secondo le parole attribuite da Platone a Socrate, una vita degna di essere vissuta. E ancora oggi è questa la frase che insomma solletica gli istinti delle persone. Ah, oddio, Socrate era la radice dell'Occidente perché ci ha insegnato che la vita vale se una vita degna di essere vissuta. Ma cosa vuol dire una vita degna di essere vissuta? Una vita dedicata alla ricerca della verità. Ah, si intende bene, signori? Alla ricerca della verità, non una vita dedicata alla verità. Insomma, sapete meglio di me, cioè, che grandi filosofi, chi più chi meno, difficile togliersi di dosso l'idea che non siano, per così dire, un po' pretestuosi. I grandi filosofi si sono sempre considerati l'ultima voce della verità. In questo Socrate si distingue. Importante non è trovare la verità, importante è cercarla. Quando spiego questa cosa ai miei ragazzi in terza liceo, cito sempre il barone del Coubertin, quello delle Olimpiadi, quando diceva l'importante non è vincere, è partecipare. Ecco, insomma, siamo su quella linea lì. Per Socrate, paradossalmente, la verità non coincide col possesso della verità, e vedrete perché, capirete perché, ma con la ricerca della verità. E in questo, permettetemi di dire, Socrate è assolutamente attuale, nel senso che è il processo che conta nella vita dell'uomo, è il suo divenire, non tanto i suoi esiti. Forse noi siamo abituati a giudicare la vita di un uomo dai suoi esiti, ma la qualità, la cifra, la quintessenza fondamentale dell'uomo è la qualità che lui mette nella ricerca. E allora una vita dedicata alla ricerca della verità ha significato per Socrate un infinito ragionare. Allora sì, io posso dirvi che Socrate ha le radici dell'Occidente, Socrate di Platone. Perché nessuno, forse nella storia della filosofia, ha mai, per così dire, offerto un invito così radicale, l'invito a ragionare. Fra l'altro, questo invito a ragionare non si fonda sul presunto possesso della sapienza. Per Socrate, la filosofia consiste eminentemente in un domandare, non in un rispondere. Sono stati autori, diremo, prima di Socrate, i grandi autori sapienziali, e quando saranno dopo di Socrate, Platone e Aristotele, a intendere la filosofia come una risposta, che è quello che in fondo ha dominato la filosofia, la presunzione della filosofia di essere la panacea di mali, perché la filosofia è una risposta per tutto. Ah, più della scienza, più dell'arte, più della musica, più della poesia. Non è assolutamente vero. In questo Socrate sì, alle radici del nostro, guardate, proprio accadere di uomini in carne ed ossa. La filosofia è evidentemente un domandare, non un rispondere, per una precisa convinzione che Socrate ha. Pierre Hadot, un grande studioso di cose antiche, francese, ha detto che Socrate incarna più di ogni altro pensatore la filosofia come scelta di vita. E signori, quella che noi oggi chiamiamo filosofia, cioè riteniamo una disciplina, nasce molto, molto dopo la sua nascita. Non è un paradosso, eh? È il discorso che avevo tenuto l'anno scorso della filosofia prima della filosofia. La filosofia come la conosciamo oggi dipende da Aristotele. Era trasformata in una disciplina, in un sapere pretestuoso,
presa come una scelta di vita, passatemi l'espressione, come uno stile di vita. Ecco, allora sì, nuovamente vi dico, Socrate lo si può vedere come l'innesto fondamentale della nostra sensibilità, della nostra Stimmung, direbbero i tedeschi, attuale. Socrate ci ha insegnato che fare filosofia è una scelta di vita, e cioè non è la filosofia che determina la scelta di vita, è la scelta di vita a determinare poi il darsi alla filosofia. È una pratica di vita per Socrate la filosofia, non un astratto esercizio intellettuale fine a se stesso. Lo diverrà dopo anche nei più grandi filosofi. Ah, se voi credete al, oddio, quello che è ritenuto il più grande filosofo della storia, a Hegel, accettola, perché Hegel la filosofia è esercizio intellettuale. Per Socrate è una scelta di vita, né più né meno che questo. E in questa scelta di vita si è, vi dico, consumata la leggenda di Socrate, quella che è giunta ai nostri giorni. Socrate è atopos. Che significa atopos? Significa letteralmente fuori luogo. Atopia in greco significa senza luogo. L'alfa, inizio di parola, indica la vibrazione, senza luogo. Era questo l'impatto che Socrate aveva con chi lo incontrava, con chi lo conosceva, cioè un personaggio, per così dire, noi oggi diremmo spiazzante, cioè qualcuno in conflitto con la mentalità comune. Le testimonianze di Platone ci dicono che Socrate sortiva sui suoi interlocutori l'effetto che ha la torpedine di mare. Io non so neanche se è un pesce o se è un bo. Comunque la torpedine di mare è una sorta di medusa che se tu vieni a contatto con questa torpedine di mare hai il potere di, con una scarica elettrica, hai il potere di paralizzare, diremo, i tuoi sensi. E da questo l'effetto, sempre secondo Platone, che Socrate faceva sui suoi interlocutori, li paralizzava, perché Pito veniva percepito dalla mentalità ateniese, ricordiamoci che Socrate vive nell'Atene del quinto secolo, tra il quinto e il quarto secolo, e da questo l'effetto, insomma, che Socrate faceva sui suoi interlocutori. Qualcosa di assolutamente spiazzante, spaesante per la mentalità dell'epoca. Ecco, a proposito, quando si parla di un filosofo non bisogna mai dimenticare di definirlo al proprio contesto. Cioè, un conto è fare filosofia nell'Atene del quinto secolo avanti Cristo, un conto è fare filosofia nella Berlino del 1800. Qual è l'Atene in cui vive Socrate? L'Atene in cui vive Socrate è l'Atene, quello che ci dicono i manuali, del massimo splendore, è l'Atene di Pericle e degli anni successivi al governo di Pericle, è l'Atene in cui si è imposta la democrazia. Oddio, permettetemi di dire il regime democratico, no, la democrazia, quella democrazia che condannerà a morte Socrate. E quindi Socrate vive in un'Atene che è al culmine del proprio splendore. E Socrate vive un momento, per così dire, drammatico della vita politica ateniese, perché nell'Atene del quinto secolo il demos, insomma, le classi popolari, le classi degli artigiani, le classi dei commercianti, le classi dei cambiamoneta, stavano avanzando la loro pretesa di governo nella città, governo che era sempre stato ad appannaggio delle grandi famiglie aristocratiche, delle famiglie dei proprietari terrieri, perché non bisogna dimenticare che Atene ha costruito il suo porto e quindi è diventata una città commerciale, economica molto dopo. Ad Atene c'erano le famiglie aristocratiche che non volevano rinunciare al loro potere. Bene,
In questo contesto così drammatico da un punto di vista politico, Socrate condivide con i suoi nemici filosofici, che sono i sofisti, lo stesso impegno. Si tratta di educare i giovani. Quindi, che c'entra con la politica educare i giovani? Ad Atene, nel quinto secolo, si era posto il problema di, per così dire, coltivare una nuova classe dirigente. Non era più possibile alla vecchia aristocrazia imporre il proprio potere con la forza, occorrevano abilità diverse. Quelle abilità date dalla capacità di, per così dire, retorica, dialogica, e quindi Socrate che si inserisce in questo quadro culturale la necessità di educare i giovani ateniesi alla guida della politica. Ora, Platone ci dice così, riferendo parole di Socrate: stanco o meno di tali indagini, credetti bene di guardarmi da questo, che non mi capitasse come coloro che contemplano il sole durante un'eclissi. Cosa sta dicendo Platone? Tradizionalmente la filosofia in Grecia era intesa come una ricerca, una ricerca sulla natura, per comprendere il principio delle cose, di come funzionava la realtà, eccetera. Qui Platone ci sta dicendo che nell'Atene del quinto secolo l'interesse dei filosofi si è spostato dalla natura all'uomo. All'uomo è vista la sua dimensione sociale, quindi, riassumendo, dalla natura alla politica. Continua così. Temette che non si accettasse del tutto l'anima a voler guardare le cose direttamente negli occhi e a cogliere coi sensi. Mi sembrò così di dovermi rifugiare nella verità delle cose. Allora, io ho citato due termini, anima e verità, che sono due indizi fondamentali per capire il Socrate del suo tempo, e cioè, mentre i sofisti avevano abbandonato ogni pretesa di cogliere la verità, non solo, mentre i sofisti avevano veicolato l'idea che non esistesse una verità assoluta, cito un autore, Protagora, giusto, vero e quello che appare la maggioranza, Socrate, citando i termini anima e verità, si scopre, rivela la sua provenienza, e cioè Socrate appartiene a quel filone della filosofia nato prima di Socrate che credeva nelle verità assolute, o perlomeno che credeva nel fatto che solo alcuni possano giungere alla verità. Ricordatevi di questa cosa poi quando io arriverò alla condanna a morte di Socrate. Insomma, Socrate, in un'Atene oggi noi diremo, come dire, laica, in un'Atene che è emancipata, Socrate continua a rifarsi una vecchissima tradizione, la tradizione che innesta il sapere su una verità assoluta. Gli costerà la vita, lo vedrete. Platone ci dice una cosa fondamentale. Ci dice che la grandezza di Socrate sta nell'averci consegnato che la domanda fondamentale non è che cos'è la filosofia, ma cosa significa essere filosofi. Signori, è ben diverso, chiedersi che cos'è la filosofia e cosa significa essere filosofi. È ben diverso nel senso che domandarsi cosa significa essere filosofi significa riportare la filosofia dal cielo alla terra. Insomma, non ve lo devo dire io, la filosofia, come ogni altra attività o espressione umana, la fanno gli uomini, non i pinguini. Quindi la filosofia è un fatto che viene realizzato da uomini in carne ed ossa. E allora qui voi potete capire lo straordinario, lo svalorificativo
eclatante successo di Socrate lungo i secoli, perché a Socrate ha consegnato all'Occidente un'idea fondamentale, che prima della filosofia esistono i filosofi. E sembra un paradosso, come fanno a esistere filosofi prima che esista quel sapere determinatissimo che è la filosofia? Ma la risposta la data Socrate: prima sono uomini e poi sono filosofi. C'era un vecchio adagio latino che recitava: prima di vivere, deinde filosofare, cioè prima di vivere, ma non è vero, poi puoi fare filosofia. Un filosofo ha detto: prima di vivere, prima di vivere, puoi fare filosofia. Insomma, è grande l'eredità questa di Socrate. L'aver appuntato, io direi in maniera straordinariamente moderna, l'attenzione sul fatto che la filosofia, la scienza, l'arte sono le grandi conquiste dell'umanità. Ma chi c'è alle spalle dell'arte, della filosofia? Insomma, sarà patrimonio dell'umanità il ciclo delle sinfonie di Beethoven? Sì o no? Le ascolteranno fino al 3000? Anzi, ci si dimentica sempre che c'è un uomo in carne ed ossa dietro le sinfonie di Beethoven. C'è un Wilhelm Beethoven. C'è un uomo in carne ed ossa con i suoi pregi e i suoi difetti. Ecco, questa è un'eredità, per così dire, longeva del Socrate. La dice appunto un'altra cosa. Un amico di Socrate, un bel giorno, probabilmente non sapeva cosa fare, si reca a Delfi. Delfi è la sera, la sede del santuario religioso, diremmo più prestigioso dell'antica Grecia. Era il tempio dedicato al dio Apollo, che è il dio della sapienza. E questo amico di Socrate si reca a Delfi e chiede all'oracolo di Delfi, cioè chiede al dio, che parla con la voce della sacerdotessa, la Bizia, se esista al mondo un uomo più sapiente di Socrate. La risposta del dio suona così: no, non esiste al mondo un uomo più sapiente di Socrate. E che fa questo amico? Si chiama Pierefonte. Torna a tenere informato Socrate e guarda che il dio Apollo, il dio della sapienza, il dio di Alefia, in greco la verità, ha stabilito che tu sei l'uomo più sapiente che esista. Beh, questa comunicazione, questa rivelazione, per così dire, è un vero e proprio trauma di uno shock per Socrate. Ma come? Il dio Apollo dice che io sono l'uomo più sapiente. Ma com'è possibile? Mi spiegherà bene che quelli che sono considerati sapienti sono, insomma, tutt'altro da me. Attenzione, Socrate sa benissimo una cosa, che Dio non può mentire, Apollo non può mentire. Quindi è vero quello che dice Apollo. Il problema di Socrate è: ma come è possibile che sia vero che io sono l'uomo più sapiente, visto che io non conosco tante cose, visto che come ciascuno di noi io sono ignorante su varie cose? E allora Socrate capisce quanto sia stata insidiosa la rivelazione del Dio. Guardate, come se lui l'avesse gettato addosso di un abito di ferro in cui imprigionarlo. Cosa fa Socrate? Beh, gira per Atene e comincia a interrogare quelli che si erano considerati allora i più sapienti nella polis ateniese, sapienti del suo tempo, per vedere appunto se il Dio aveva detto il vero. Ma ricordatevi, Dio non può mentire per Socrate. E Socrate scopre una cosa, interrogando poeti, politici, artigiani, filosofi, sofisti. Scopre una cosa, che i cosiddetti sapienti della sua epoca sono presunti sapienti, nel senso che pensano di sapere e non sanno. Allora Socrate capisce. Cosa voleva dire Dio? Perché Apollo ha detto che io sono un più sapiente? Perché perlomeno io so una cosa.
mentre i cosiddetti sapienti della città presumono di sapere e non sanno. Beh, signori, questo racconto ha deciso della nostra storia dell'Occidente, in che senso? Socrate è probabilmente il primo nella tradizione occidentale a comprendere una cosa: altro è la sapienza umana, altro è la sapienza divina. Fra il sapere dell'uomo e il sapere degli dèi, oggi noi diremmo il sapere di Dio, non importa se Dio esiste o no, è come noi concepiamo la cosa. Esiste uno iato, uno sarto, un divario che è incolmabile. Questa è la vera sapienza per Socrate. Essere consapevole non solo della propria ignoranza, ma della distanza siderale che ci separa dal sapere degli dèi. Perché dico che questo ha segnato per sempre la cultura dell'Occidente? Perché Socrate, prima, non più, prima di ogni altro, ha consegnato all'Occidente l'immagine della finitudine del mondo e soprattutto della finitezza del suo sapere. Non esiste filosofo, scienziato, poeta che possa rivendicare un sapere assoluto. Insomma, è straordinaria l'intuizione di Socrate. Il vero sapere è conoscere la propria ignoranza. E guardate, sarebbe fra di noi, e poi i filosofi si sono dimenticati di questo, perché molti dei più grandi filosofi hanno inteso davvero essere la bocca della verità. Insomma, Socrate ha insegnato che fare filosofia, fra virgolette, essere sapienti, è legarsi alla quella che i greci chiamavano la mesotes, vuol dire la misura. Il nulla di tutto, non la pretestuosa sapere che si innalza fino all'idea, quella i greci la chiamavano hubris, tracotanza. Nell'orizzonte ebraico cristiano la tradurremmo con superbia luciferina, ridiscutente, si legge nella Genesi, sapete come Dio si mangerete dell'albero della conoscenza. Ecco, Socrate ha sempre rimarcato questa spirale lontananza fra il sapere degli uomini e il sapere del Dio. E allora permettetemi di dire una cosa, e questa è davvero, non sappiamo se di Socrate o di Platone, scusate se io non lo sento, ma questa è davvero la più grande eredità socratica. Farci capire davvero che significa quella parola tanto distratta, filosofia. L'ho detto anche nella conferenza dell'anno scorso, parlando delle origini della filosofia. La filosofia etimologicamente è, per così dire, l'ibrido di due parole: philein, il verbo greco che significa amare, e sofia che significa sapienza. E quindi la traduzione più immediata è filosofia, amore per la sapienza. Come dire che qualcuno di noi ama le cose più alte. Ma, come hanno naturalmente rilevato grandissimi studiosi, l'amare, anche in greco, implica sempre una mancanza. Mi spiego. Dobbiamo intendere l'amare come un desiderare. Signori, si desidera quello che non abbiamo. Non desideriamo quello che abbiamo già, quello che possediamo. Desideriamo qualcosa che manca. Allora si può riferire all'etimo e filosofia vuol dire mancanza di sapere. Quello che sono. Essere filosofi, sembra un paradosso, è essere ignoranti. Nel senso, è essere consapevoli della propria ignoranza. E un greco, un antico greco ce lo direbbe, un conto della filosofia, l'amore per il sapere, un conto della sofia, il sapere. Ma la sofia la posseggono solo gli dèi, per Socrate. A nessun uomo è dato. A nessun uomo è dato di essere sofos, sapiente, a nessuno. Sapiente è Dio. L'uomo al massimo è cercatore di sapienza, ma proprio perché è mancante di sapienza.
E vi dicevo, questo ha aperto una lunghissima strada nell'Occidente. Oddio, ha aperto due strade, perché poi l'Occidente filosofico-culturale, sapete cosa ha fatto? Si è diviso, per così dire, in due schieramenti. Quelli che, insomma, intendono la filosofia anche eroicamente, coraggiosamente, straordinariamente, come andare oltre i nostri limiti. Cioè, l'uomo deve andare oltre i propri limiti per cogliere la verità, e quelli che più onestamente sono rimasti entro i limiti. Insomma, come non pensare al sommo Dante? A Dante si ricorda della lezione socratica. Paradiso, canto 19. Or tu chi sei che vuoi sedere a scranna per giudicare di lungi mille miglia con la veduta punta di una spanna? E Dante ricorda, lui il sommo poeta del Medioevo cristiano, è lui che ricorda quanto sia, per così dire, insignificante la sapienza umana di fronte a quella divina. Allora, vi ricordate? Il Socrate che intende la filosofia come missione di vita, ecco, dalla rivelazione dell'oracolo di Delfi, dal dio Apollo, è come se Socrate prendesse in consegna una missione. E la missione di Socrate è stata proprio quella, non di insegnare. Socrate non era un docente, un insegnante. La missione di Socrate era quella di tumolare gli uomini fino al punto di farli rendere consapevoli della loro ignoranza. Platone ci dice che Socrate si è paragonato ad un tafano. Qualcuno sapete che cos'è un tafano? Insetto molestissimo. Ecco, Socrate si era paragonato a un tafano che punzecchiava quel cavallo. Spesso i tafani punzecchiano proprio gli animali, che era Atene. Ecco qual era il compito, la missione che si era assegnata. Si era assegnato Socrate. Il punzecchiare la città, cioè il suo concittadino. Signori, sgombro il campo da ogni fraintendimento, non per il gusto di punzecchiare, ma proprio perché la missione che gli aveva dato il Dio era quella di richiamare i cittadini al nulla di troppo, alla mesotes, alla misura. Come Socrate ha poi realizzato questo compito, e cioè concretamente, diremo, il suo fare filosofia in cosa è consistito nell'arte del dialogo. Ve lo dicevo prima, Socrate non ha scritto nulla, ma perché non voleva scrivere nulla. Adesso questa è una questione opzionale, ma insomma ve la dico proprio così, fuori dai denti. Dialogo è vita, scrittura è morte, è quello che pensa Socrate. L'umanità qua è passata sotto i ponti, abbiamo dei filosofi che hanno, opposto a Socrate il fatto che la vera vita sta nella scrittura e non, diremo, nell'oralità. Socrate, anche perché apparteneva a una certa tradizione che adesso non è il caso di sviscerare, è convinto che solo l'oralità sia la strada che può portare alla verità. Voi tutti conoscete l'adagio: i occhi sono lo specchio dell'anima, sentito da Socrate. Allora, io posso essere la pena migliore, posso effondere nei miei scritti la commozione più grande, ma se io comunque invio una lettera a uno che pure mi sta molto a cuore, forse pure la persona più amata, ma che sta a 800 km di distanza, so che direbbe non è la stessa cosa come averlo di fronte. È il discorso del desiderio, è il misurarsi, è lo soffermare nello sguardo degli altri. Ecco, forse Socrate è anche autore di una delle grandi tradizioni dell'Occidente, che è la potenza dello sguardo, che poi la pittura, la poesia, la musica stessa hanno veicolato. Ma soprattutto, più che il discorso che gli occhi siano lo specchio dell'anima, Socrate inteso dice una cosa:
il significato del fare filosofia, del vivere, perché ricordate per Socrate la filosofia è una scelta di vita, è rapportarsi all'alterità, all'altro. Perché si dialoga in due. Socrate non accetta il, per così dire, il soliloquio o il monologo. Se si dialoga, si è in due, o in tre, o in quattro, o in cinque. Questa, guardate, questa sì è un'idea grande. I greci la chiamavano sin filosofein. Fare filosofia insieme. Come filosofare. Si è perso questo discorso, è rimasto solo nei tedeschi. I tedeschi dicono, ci sanno le filosofie. Fare filosofia insieme. Guardate, è una cosa che è fondamentale. E come quando i tedeschi dicono, ci sanno le filosofie. Fare musica insieme. Scusate la divagazione, è un grande direttore d'orchestra italiano, fra l'altro, è morto adesso, Claudio Abbado. E Claudio Abbado, rivolgendosi ai suoi orchestrali della Filarmonica di Berlino, loro orchestra sia quella di Vienna, insomma, la prestigiosa dell'Europa, così settore noi faremo, Wagner, Mahler, Bruckner, Mozart, Beethoven, sarà sempre un Susanne. Un Susanne musicale, e Abbado aveva citato, e un Susanne filosofia. Insomma, il sapere, la cultura, la vita, il senso, il significato, la città ultima dell'esistere, o è fatto insieme, cioè o è rapportarsi all'altro, oppure non è, semplicemente non è. Scompriamo il terreno del fraintendimento, qui l'altro, scusate, non vuol dire l'extracomunitario, o per così dire il debole, no, l'altro è semplicemente l'alterità, può essere uno superiore a noi, può essere Dio stesso, può essere, ma è fondamentale che il dialogo sia fondato in stato sull'alterità. Perché? Perché per Socrate nel dialogo, e allora capite perché la scelta di non scrivere, nel dialogo non è in mano ciò di cui noi parliamo, ma coloro che parlano. Guardate che è una bella differenza. La vera posta in gioco del dialogo non è quello che io dico, non sono le mie, sono io. Allora, un autore che dell'Ottocento, che di solito si dice, ah, ecco quello però, rispetto a Nietzsche, esaltato chi, però tutte palle, esaltava Socrate per poi punirlo, e cioè Kierkegaard usava un'espressione e diceva che nelle cose che contano ne va di noi, c'è la vera posta in gioco nel sapere, nella cultura, nella famiglia, nel rapporto, nell'amore, negli affetti, nell'odio, siamo noi, non sono i temi che affrontiamo. Prima il discorso che ha insegnato Socrate, prima della filosofia c'è l'essere filosofi, allora prima dei temi dibattuti nel dialogo c'è la persona, permettetemi di dire, in carne e ossa, cioè c'è l'umanità vista proprio nella sua come dire, visualità maggiore. Nel dialogo per Socrate non contavano i contenuti, certo bisogna camminare alla ricerca della verità, ma conta chi dialoga. Perché nel dialogo, se il dialogo è, tu devi dare conto di te, cioè delle tue scelte di vita. Ricordate la filosofia, appunto, come diremo, come scelta di vita? Ecco, è quella vita di una vita vissuta. È quella di scelta di missione. Allora, questa si è grande verità socratica. La vita che si mette in discussione in termini di gruppi, la vita che si mette alla prova. E qui, permettetemi, ecco il Socrate che va scattato dalle leggende. O c'è una lunga tradizione che ha paragonato Socrate a Cristo. Socrate a Cristo perché? Appunto perché Socrate sarebbe stato quello che si è sempre rivolto all'altro, al prossimo. Prima di tutto Socrate alla fine si rivolgeva soltanto ai figli delle famiglie aristocratiche, ricche e benestanti. Il resto per Socrate non esisteva, e già questo dovrebbe sfatare le leggende, quelle che vogliono il Socrate Cristo ante litteram. Ma
verrebbe sfatato è che questo tanto esaltato dialogo di Socrate, che appunto vi ho esposto, questa ricerca della verità, non si concludeva mai. E Tortorello dice, erano dialoghi aporetici, vuol dire, che non avevano una soluzione. Ecco, Socrate, ma io penso sia questa la sua grandezza, non ha mai preteso di risolvere un problema. Anzi, Socrate nel dialogo lascia solo l'interlocutore, ma è questa la sua grandezza, ti lascia solo di fronte a te stesso. Per così dire, è un compagno di cammino in montagna che ti avvia il sentiero. A quel però tu, se vuoi raggiungere la vetta, ci devi andare da solo, perché non posso sostituirmi alle tue gambe. Ti posso dire come il sentiero, ti posso raccomandare, ti posso dire stare attento, perché io a un certo punto del sentiero insomma diventa difficile. Ma non è questa la grandezza di Socrate. Non pure ha insegnato la tradizione, Socrate è grande perché prende per mano il discepolo e lo accompagna verso la verità. No, se voi leggete i dialoghi di Socrate, assolutamente. A un certo punto Socrate seguisse. Ma probabilmente non lo sappiamo, ma delle parole di Platone probabilmente era proprio questa la sua intenzione, per così dire, metterci la patata bollente in mano, metterci la bomba in mano, adesso che fai? Io ti ho accompagnato per un certo percorso, ma adesso aspetta a te perché mi fa di te. E allora si capisce il metodo che Socrate adoperava nel dialogo. In qualsiasi manuale di filosofia, voi trovate che, insomma, il dialogo di Socrate è costituito da due fasi, l'ironia e la maieutica. Allora, l'ironia, Socrate, quando discuteva con i suoi interlocutori, fingeva di essere stupito dal loro sapere, ma era una strategia proprio per poi cogliere il fallo. Esaltandoli per il loro sapere, loro erano portati a dire anche cose, insomma, che poi rivelavano la loro non sapienza. Ma più importante è la seconda fase, quella che, ripeto, su molti manuali di filosofia è ricordata come la maieutica. Allora, la maieutica dell'antichità era l'arte dello stetterica, cioè l'arte delle levatrici che aiutavano le donne partorienti. Guardate, la biografia è sempre importante, la mamma di Socrate, Fenarite, era una levatrice, uno stetterica. Quindi, se Socrate usa la maieutica nel suo dialogo, evidentemente ci sta dicendo che lui è una sorta di estetica, cioè aiuta l'altro, il nostro dialogante, il nostro interlocutore, a partorire la verità. Guardate che importantissimo. Socrate non ha mai preteso di esporre la verità all'altro. Socrate ricorda che nell'antica Grecia, io poi non so se anche nell'Occidente sarà così, ma nell'antica Grecia le levatrici le potevano fare soltanto o le donne, come dire, fuori da una pausa, cioè non più ecco, sterili, brave, sterili, oppure le donne che non avessero mai avuto i figli. Ecco, questo è il compito che si assume. Come una levatrice, non sono io a partorire la verità, perché io sono come una levatrice, sono fede, posso solo aiutarvi a partorirla. Per aiutarvi, mi direte, ma chi è il vostro? Quando Socrate diceva di fare da levatrice, chi erano i suoi interlocutori? Su questo non c'è dubbio, perché concordano tutte le fonti, è una delle poche cose in cui concordano le fonti, le testimonianze ai giovani. Ma non per una scelta biografica, perché Socrate riteneva che i giovani fossero meno, per così dire, stratificati dai saperi falsi, per così dire, dai pregiudizi, fossero, passatemi l'espressione, fossero più vergini. Ma quello che vorrei sottolineare è la bontà ancora oggi pedagogica, didattica del dialogo di Socrate, educare vedendo educare. È questo che dovrebbe fare ogni docente, ogni maestro, dall'elementare fino all'università. Ricordo che educare viene dal latino ex tutto porto fuori. E cioè il docente ha il compito di, per così dire, trarre fuori l'alunno, il discente, dalla sua, fra virgolette, ignoranza. Ma si dimentica anche che è reciproca questa cosa.
Quello che il docente sa lo sapeva i suoi alunni, non lo sapeva per averlo letto sui libri. E Socrate insiste sul fatto che il dialogo è come un parto. Ma il parto, è un travaglio. Non lo devo dire, io non sono una donna. Cioè, spesso nella, come dire, nella geografia occidentale, il dialogo di Socrate è visto come una fiabessa meravigliosa per dire la verità. Ma stiamo scherzando, partorire la verità significa sofferenze inenarrabili. Anche questo Socrate ha consegnato all'Occidente, sapere e partire. Schopenhauer, grande filosofo dell'Ottocento, proprio richiamandosi a Socrate dirà, richiamandosi a Socrate citando l'Ecclesiaste, il Coelet, il libro della Bibbia, qui auget scientia, auget et dolorem. Chi sa, chi soffre. Ma mi viene in mente, nella cultura dell'Occidente, mi viene in mente uno degli ultimi straordinari quartetti per archi di Beethoven, è l'opera 132, se non ricordo male, che in un movimento Beethoven intitola così: canzona di ringraziamento offerta alla divinità da un guarito. E questa è l'Occidente, questa tradizione che Socrate ha veicolato, che seguire e patire. In fondo la filosofia viene proprio dal pathos, cioè dal subire l'impatto dell'innato, del meraviglioso. Sì, poi voi leggete Emanuele Severino, dice la filosofia nasce dalla trauma, dalla meraviglia. Ma questa meraviglia non è qualcosa di fiammesco, di dolce, è qualcosa di inquietante. Ora direte, ma perché dialogare Socrate? Sì, per far partorire la verità ai giovani, ma in vista di che cosa? Di una sola cosa. Anche qui io devo ricordare per l'ultima volta, lo so che rischio di essere stucchevole, ma è quello che sappiamo da Platone. Interessava solo una cosa, Socrate, la ricerca del bene. Il problema è, ma per Socrate cos'era il bene? Diciamo una cosa, l'ho detto prima, il bene di Socrate è senz'altro il bene dell'anima, animus. Platone ci dice che Socrate intendeva come il bene la parte più autentica di noi, signori, come non pensare ad Agostino. Agostino quando dice quella frase, intimo, intimo mio, parlando della verità, quando lo sappiamo, se dice che la verità è la cosa più intima del mio intimo. Certo, lo stiamo in un'altra tradizione, quella ebraico-cristiana, si riferisce a Dio. Ma Socrate, per così dire, la pensa come Agostino, la parte più vera, più autentica, quella che insomma ci rende uomini è l'anima. Però, permettetemi, anche qui spacchiamo le leggende. Socrate è un greco, è un pagano, non ha mai inteso dire che il bene dell'anima, adesso, è quello che si caratterizza l'Afila, o di San Giovanni della Croce, cioè non è l'estasi mistica, la scesa che poi l'Occidente intraprenderà. Sapete qual è il bene dell'anima per Socrate? Il controllo dei piaceri. Anche qui, quanto è falsa la tradizione che assegna a Socrate un presunto ascetismo, ma è un uomo della fede del quinto secolo, è un greco, figuriamoci se gli piaceri. Però lui li chiama all'encatria, si dice in greco, sapete cos'è l'encatria? È il controllo dei piaceri. Cioè, Socrate non è il moralista dell'Inghilterra vittoriana, cioè, si coprono le gambe delle sedie perché possono ricordare le mosse delle donne, no. Il problema è selezionare i piaceri, o meglio, vanno bene i piaceri a patto di non farsi, per così dire, trascinare, a patto di non, diremo di non perdere la testa. È insomma comunque il bene per l'anima. E anche qui è Socrate fedele ad Apollo, sul frontone del tempio di Delfi ad Apollo stava scritto Nozimis et autem. Vuol dire in greco, conosci te stesso. È quello che ha visto. Prima di conoscere la natura, il mondo, le cose, le leggi, prima devi
andare in te stesso alla ricerca di te stesso, e allora poi puoi rivolgerti agli altri. E anche qui sapete, ho citato la figura di Gesù Cristo, ma sapete che negli anni 60, Socrate, negli anni 60 del Novecento era paragonato a Gandhi, cioè, a parte l'operazione, scusate, a Gandhi che appartiene a un altro orizzonte, cioè l'Oriente. Sapete perché è stato paragonato a Gandhi? Perché Socrate, in un dialogo di Platone, dice che è meglio seguire il male che causarlo. Ma ora, la Satagraha di Gandhi, cioè la non violenza di Gandhi, non ha niente a che fare con l'universo, con l'orizzonte mentale greco, è un'altra cosa. La resistenza di Gandhi era una resistenza politica agli invasori inglesi. Quando Socrate dice che è meglio seguire il male che causarlo, non è nemmeno vicino al cristianesimo, no. Lo dice così, lo diremo non per spirito di carità, perché Socrate è convinto di una cosa, e voi tutti spero siate d'accordo con me, e lo significa seguire Socrate, di cui noi non siamo convinti da tempo, è quello che poi si chiama in termini tecnici l'intellettualismo etico di Socrate. Ve lo spiego in due parole. Allora, chi fa il male è chi non conosce bene il nostro Signore. La nostra sensibilità, la nostra storia appartiene a un'altra tradizione. Io posso conoscere cos'è il bene e fare che efficacemente il male ci mancherebbe. In questo Socrate, ecco, non è la religione dell'Occidente. Quando si celebra Socrate come il campione del bene, no, è una posizione, diremo, teoretica, filosofica. Per Socrate è impossibile commettere il male se tu conosci il bene. Ma scherziamo, io posso conoscere il bene, sapere esattamente cosa sia il bene e comunque decidere per il male. Perché? Perché dal greco Socrate fa prevalere l'intelletto, la conoscenza sulla volontà, ma la volontà contro nell'animo di un uomo. Oh. E Socrate insegna ai suoi ragazzi cosa è bene e cosa è male. No, fedele, in questo fedele alla sua vocazione, Socrate, che ha detto che l'importante è cercare la verità, non possedeva, non ha mai dato nessuna definizione del bene. Sappiamo che era il bene per l'anima. Socrate, ci dice Platone, diceva soltanto che lui sapeva, non sapeva cos'era il bene, però sapeva cos'era male. E cioè Socrate diceva che in lui agiva il daimon, demone, non demonio, demone, cioè la voce del Dio. La voce del Dio gli suggeriva, non tanto cos'era il bene, ma perlomeno gli suggeriva cos'era il male, quindi di evitarlo. Perché io vi ho citato il daimon a conclusione della lezione? Perché è uno dei due capi d'accusa che portano Socrate alla morte. Allora, Socrate era nato nel 479. Nel 399, Socrate ha ormai 80 anni, Socrate viene accusato, viene citato dai tribunali di Atene, viene accusato di impietà, proprio per il daimon, perché secondo i giudici questo daimon sarebbe stato una divinità nuova, ed era accusato di corrompere i giovani. Ecco qui, vi ricordate all'inizio della lezione, il Socrate martire della filosofia, oh, il primo filosofo è stato immolato. Cosa c'è dentro questa accusa? Perché si accusa Socrate di corrompere i giovani? Lui è stato il maestro più straordinario dei giovani del suo tempo, lui ha sempre detto di rispettare gli dèi. Le motivazioni sono motivazioni politiche. Signori, Socrate, se è stato il primo martire della filosofia, allora è stato il primo martire della democrazia. È il governo democratico di Atene che condanna a morte Socrate. Perché chi si voleva colpire condannando Socrate? Allora, Socrate, nella sua esistenza, era stato amico di Crezia, era uno degli oligarchi vicini a Sparta, proprio, diremo, la reazione più conservatrice, più a destra. Alcibiade, lo stesso. Personaggi, insomma, visti male, oggi diremmo politicamente scorretti. In più, Socrate aveva sempre portato una critica diretta alla democrazia. Così. Non posso
popolo non può governare, deve governare soltanto chi ha i cromosomi, la tradizione per governare, insomma. Era come se Socrate dicesse che deve continuare a governare l'aristocrazia, si va di bene, non veniva dalle file dell'aristocrazia Socrate. Ma il governo di Atene, il governo democratico di Atene, quando punisce Socrate, intende punire proprio, come dire, il colpo di coda della destra oltranzista, cioè della reazione. Questo è. E su questo non si discute. Socrate viene condannato, si rifiuta di avere un avvocato, perché è vero, ce lo dice Platone che ha assistito al processo. Non solo. Anziché tentare di difendersi, direi con uno spirito corrosivo, addirittura provoca i giudici. Accusate, condannarmi, no, voi dovete mantenere la vita, perché io ho svolto una grande azione, nella mia polis. È chiaro che di fronte a questa ostinata voluta resistenza, la condanna non può che giungere, inappellabile. Socrate viene condannato a morte. E allora, negli ultimi drammatici, commoventi dialoghi, negli ultimi momenti della vita di Socrate, come ci sono narrati nell'Apologia di Socrate, un testo di Platone, noi vediamo Socrate nelle ultime sue ore. È in carcere e il servo gli sta portando la cicuta. Pensate che i suoi giovani discepoli di famiglia aristocratica, questo è vero, l'abbiamo anche da altre fonti, avevano organizzato un piano di fuga, addirittura per rifugiarsi a Sparta, la nemica di Atene, la Sparta conservatrice di tutta l'aristocratica. Sapete qual è l'atteggiamento di Socrate di fronte a questo piano di fuga straordinariamente organizzato dai suoi discepoli? Ma voi siete matti. Ma se lo facesse adesso, cioè tutto il senso e il significato della mia esistenza ne sarebbe compromesso. Ma come maestro, sei condannato ingiustamente? Sì, sono condannato ingiustamente, ma liberarsi dai vizi della città e chiamarsi fuori dal dialogo umano. Vanno cambiate le teste che poi faranno le leggi, ma io non posso disobbedire le leggi. Sapete dire, un uomo è tale se accetta, per così dire, le leggi della società in cui vive. Addirittura Sapete si spinge a dire che le leggi sono come il padre e la madre per ciascuno di noi. Guai a disobbedire. Ora, a chiudere, le ultime parole di Socrate sono: ragazzi, dobbiamo un gallo ad Asterio. Ha fatto scrivere Fiumilico, studenti nostri. Allora, Asterio nel Pantheon greco era il dio della medicina e era usanza, quando si guariva da una malattia, offrire un gallo al dio della medicina a modo di ringraziamento, come ha fatto Beethoven nel suo quartetto, canzone di ringraziamento per un guarito. Perché Socrate dice, come proprio ultima sua testimonianza, oltre a dire ai ragazzi coltivate il dialogo, prendetevi cura dell'anima di voi stessi e della parte autentica di voi, cosa vuol dire dobbiamo un gallo da Asterio? Allora, Platone ci dice che ancora una volta Socrate ci mette di fronte a un enigma, e cioè la morte non è che per caso è la vera guarigione, cioè la guarigione dalla vita. Attenzione, poi la tradizione cristiana farà indubbiamente di Socrate un proto cristiano, l'immortalità dell'anima, non ha mai parlato espressamente di paradiso, di immortalità dell'anima, però Socrate ci sta ponendo di fronte, come al solito, un bivio. Non è detto che morire sia un male, ma non perché ti soffri, può darsi che è così, sia in un'altra vita. Socrate si dice che si aderito alle teorie della metempsicosi, della reincarnazione delle anime, eccetera, eccetera. Ma secondo me quello che invece risulta tunnellata e inquietante in queste ultime parole di Socrate è che Socrate, come poi Platone, ci insegna che la filosofia è un farmaco. Ma in greco farmaco, signori, non vuol dire quello che vuol dire verso di noi. Per noi farmaco vuol dire cura, medicina. No, in greco farmaco vuol dire due cose opposte: veleno.
ingombrante, ma la filosofia guarisce oppure ti avvelena. Ti ricordo che lui ha pagato sulla sua pelle per questa cosa. È un enigma, come Apollo aveva dato un enigma, non è dicendo che era più sapiente. E allora l'Atopos, il fuori luogo, lo spiazzante, il Socrate si congeda così. Ma è ora ormai di andare a morire e voi a vivere, ha rivolto ai giudici. Ma è ignoto, cari giudici, a tutti, tranne che a Dio, chi di noi vada verso la soluzione migliore. Grazie. Non era una lezione facile, non è facile, ma ha saputo renderla appassionante con la sua passione. Ecco, quando dicevo è bravo, è coinvolgente, è appassionato e ci sta, con noi ci sta. Avete domande? Allora Aristofane mette in guardia la questione.
perché maestri così sono appunto cattivi maestri, perché scambiano il vero col falso, il giusto con il giusto. Ma allora noi non lo sappiamo, ma probabilmente Aristofane qui sbaglia l'obiettivo, cioè accomuna Socrate proprio i suoi invincibili nemici, cioè i sofisti che avevano introdotto nella gioventù di Atene il fatto che basta, non esistono verità assolute. La verità è sempre, oggi la diremo una posizione relativistica, no? Socrate che ferma il punto che una verità assoluta esiste. Ah, che poi non riusciamo a coglierla perché spetta solo di un altro paio di mani. Ecco perché Aristofane condanna Socrate, perché i suoi occhi gli pare un eversivo delle tradizioni della, del buon costume ereditato dagli antichi. Ma qui, secondo gli studiosi, non secondo me, Aristofane non ci chiede bene, perché fa di tutta l'erba un fascio, cioè giudica Socrate un sofista, e guardate che se sentite Platone invece Socrate è stato il nemico più irriducibile della cultura sofistica, cioè di quella cultura che stava veicolando l'idea che non esistono valori assoluti nella penso. È proprio il relativismo sofistico. Protagora, il genere dei sofisti, dirà giusto è quello che è giusto per la maggioranza, che ancora oggi quello che è rimasto, guardate che di noi in questo non è rimasto Socrate, sono rimasti i sofisti. Noi viviamo in una democrazia che si fonda sul, proprio sulla maggioranza. Ah, Socrate non ci ha mai sentito come Platone, la maggioranza. Allora se sembra giusto la maggioranza sicuramente sbagliato, è sbagliato, punti da veramente appassionante e citando spesso Platone è stato molto bravo perché si è messo nella posizione di neutrale, nel senso che quello che lei ha detto è perché è stato Platone, anche perché giustamente è Socrate raccontato da Platone. Esatto, e da insegnante voglio dire che è molto attuale, nel senso che educare, educare è proprio tirar fuori dall'alunno, dall'allievo, dal discente quello che è l'insito nell'alunno. Però è vero che poi alla fine questo Socrate è diventato un personaggio scomodo per la Grecia del tempo. Sì, assolutamente scomodo. Ma perché? Allora, bisognerebbe conoscere esattamente, allora non voglio stufare la platea. Atene aveva perso la guerra con Sparta, d'accordo? Quindi la campionessa dei regimi democratici aveva perso la sfida con Sparta, che era già campionessa dei regimi aristocratici. Quando Atene perde la guerra, si instaura ad Atene un governo sostenuto da Sparta. Governo ultraconservatore, ultraristocratico, sostenuto da Sparta. E Socrate aveva delle amicizie in quel governo. Poi il governo aristocratico viene rovesciato e ritorna alla democrazia. Ma quando appunto la democrazia torna è molto sospettosa nei confronti di chi si era, per così dire, venduto a Sparta, di chi aveva riportato le famiglie aristocratiche al potere in Atene. Ecco, io l'ho detto prima, condannando Socrate si intendeva colpire proprio la frangia aristocratica e conservatrice di Atene, e Socrate, il personaggio illustre di Atene, oggi noi diremo era compromesso, oltre, le ripeto signora, al fatto che Socrate aveva senza remore espresso tutte le sue critiche nei confronti della democrazia, dal momento che per Socrate il governo della città non può essere affidato indistintamente a tutti. E questa, attenzione, per la nostra mentalità è un attacco grave, perché Socrate privava il demos, cioè il popolo proprio, della sua legittimità a candidarsi alla guida della politica. Se tu fai l'artigiano, l'operaio, il contadino, il commerciante, tu non puoi governare. Non nel senso che Socrate dicesse che devono governare i ricchi, assolutamente, ma devono governare coloro che hanno le competenze. E al tempo di Socrate, insomma, Atene fino a qualche anno prima era sempre stata gestita dalle famiglie aristocratiche.